Benvenuti a questa conferenza di cinque conferenze che abbiamo organizzato qui alla sala conferenze del Padiglione Spazio, che è stato rinnovato il 2 marzo proprio di quest'anno, con la presenza della Sonata Paolo Nespoli. Come voi sapete tutti, penso, che quest'anno è il 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, quindi abbiamo organizzato queste cinque conferenze. Io mi presento, sono Roberto Crippa, sono il curatore del padiglione dell'astronomia dello spazio, e oggi abbiamo invitato l'ingegner Marco Molina per raccontarci le ultime novità sulla ricerca della vita su Marte, ma penso sulla tecnologia che adesso noi vogliamo utilizzare per cercare se c'è o se c'era magari anche la vita su questo pianeta che ha sempre colpito la fantasia di tutti noi con i famosi marziani verdi con le antenne. Ecco, sicuramente non ci troveremo questo tipo di vita, sicuramente non almeno su Marte, magari da qualche altra parte sì, ma sicuramente su Marte no. E quindi ci racconterà proprio queste ultime novità. Vi volevo un attimino leggere anche un piccolo curriculum velocissimo, l'ha fatto addirittura super veloce perché so che sarebbe molto più lungo, ma l'ingegner Marco Molina è nato nell'anno della conquista della Luna, quindi è 69. È ingegnere aeronautico e dottore di ricerca in ingegneria aerospaziale. Lavora da 25 anni nell'industria aerospaziale nazionale. In questi anni ha collaborato a più di 10 programmi già lanciati nello spazio. Ultimo della serie Satellite Prisma, di cui troverete un bel pannello nella sezione Italia, che abbiamo due sale che sono dedicate all'attività dell'Italia nello spazio, che purtroppo dico, è pochissimo conosciuta, ma che è assolutamente a livello internazionale di un'importanza primaria. Noi come al solito siamo molto più considerati all'estero che non in Italia. In Italia certe cose le sviscerano con 3.875,8 trasmissioni al giorno, invece altre eccellenze che noi abbiamo in Italia se ne parlano una volta all'anno se ci va bene. È responsabile della ricerca spazio di Leonardo e si occupa anche della maggiore industria aerospaziale in Italia, e si occupa tra le altre cose di tecnologia per l'esplorazione di Marte e per l'osservazione ottica dalla Terra, da satelliti, di elettronica per il radar sistema del futuro e di grafene, questo materiale no. Un po' così, diciamo, sembra quasi qualcosa di magico, ma in realtà qualcosa di magico c'ha. È stato il primo al mondo a provare questi nuovi materiali in condizioni di assenza di gravità, che cambia tutto. In una campagna di voli parabolici, con l'aereo a volo parabolico nel 2017. Quindi siamo assolutamente, io sono curiosissimo e spero che lo siate anche voi, di quello che ci racconterà in questa, diciamo, tre quarti d'ora, 60 minuti, poi lascerà anche tempo a voi di fare domande. Di queste ultime novità per la ricerca della vita, in particolar modo sulla pianeta Marte. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Questa sala è meravigliosa perché qui siamo al cospetto del secondo uomo sulla Luna e quindi è molto emozionante parlare a Volandia. Ringrazio Roberto Crippa e ringrazio Volandia. In questi tre quarti d'ora proviamo a fare il punto di dove siamo nell'esplorazione di Marte. Anche se non posso esimermi di parlare di Luna, perché solamente due giorni fa il Presidente degli Stati Uniti ha twittato una frase che gli ha attirato ironie, battute, difese in qualche caso, dicendo che non è possibile che la NASA, con tutti i soldi che ottiene dal governo americano, debba ritornare sulla Luna. Sulla Luna, e lo testimonia quella foto, ci siamo già stati 50 anni fa. Bisogna andare su Marte e la Luna è una parte di Marte. Allora, apri dicendo su questa frase, la Luna è una parte di Marte. Cercheremo di capire perché non si può dargli completamente torto. Io non sono un trampiano convinto, però cercheremo di capire in questi 45 minuti perché la Luna è parte di Marte. Allora, oggi però voglio parlarvi di tecnologie. Tecnologie che sono state sviluppate a meno di 20 km da qui, nello stabilimento di Nerviano, e delle quali alcuni modellini ci permettono di capire di cosa stiamo parlando, perché quando si parla di Luna,
di Marte e di ricerca della vita su Marte, in realtà abbiamo bisogno di strumenti che ci permettono di catturare campioni sulla Luna, ma in particolare su Marte, e capire che cosa questi campioni contengono. E quindi parleremo delle tecnologie progenitrici, quelle che ci hanno permesso nel 2014 di scavare sulla superficie di una cometa. Lo accenderemo perché appunto quelle sono le radici della nostra tecnologia. Ma parleremo soprattutto di ExoMars, la missione che l'anno prossimo partirà per il pianeta rosso, per Marte, e anche della Luna, visto che, come ha detto Trump, la Luna è una parte di Marte, in senso metaforico. Poi appunto, se iniziate a scavare su Twitter, trovate che qualcuno gli ha fatto delle lezioni, dice: questo pallino rosso è Marte, questo pallino più piccolo bianco è la Luna, la Luna è una parte di Marte. Ma parleremo anche di bracci robotici e cercheremo di capire il nesso tra sistemi di scavo e bracci che permettono di manipolare dei campioni. Partiamo quindi da lontano, partiamo addirittura dal 1998, quando venne pensata per la prima volta una tecnica per poter prelevare campioni su una cometa. E campioni su una cometa voleva dire lavorare a meno 160 gradi centigradi dopo un volo di 10 anni senza avere della potenza per riscaldare e innalzare questa temperatura di meno 160 gradi centigradi, e con un consumo di 6 watt che è assolutamente trascurabile. Allora, dice una mia professoressa del Politecnico, è il consumo delle lampadine dell'albero di Natale, qualcosa di assolutamente trascurabile. Con questa potenza, dopo 10 anni di volo, bisognava riuscire a scavare un piccolo campione a meno 160 gradi centigradi, prelevarlo e analizzarlo in un laboratorio automatico. E così si è cercato di fare il 12 novembre del 2014, quando il modulo di atterraggio File è rimbalzato in maniera molto rocambolesca, ma non è l'argomento di cui vogliamo parlare oggi, sulla superficie della cometa Churyumov-Gerasimenko, si è incastrato in un crepaccio, mettendosi in una posizione poco favorevole a questo prelievo, ha scattato queste fotografie. Questa è la composizione di due immagini diverse, e questa è una delle zampe di questo modulo d'atterraggio. E in questa posizione innaturale, perché si era pensati di atterrare con le gambe in giù, così come abbiamo noi tutte le volte che stiamo su un suolo fisso, in realtà incastrati in questo crepaccio ci siamo trovati a far funzionare questa trivella sviluppata da Leonardo a Nerviano, in provincia di Milano, in orizzontale. Quindi come se fosse veramente un Black Decker che puntava verso una parete. Ora, l'incognita di azionare un trapano in orizzontale è quello della distanza della parete a cui vi trovate. E in realtà non c'erano degli strumenti, per esempio dei piccoli radar o dei piccoli sonar, che ci dicessero a che distanza era questa parete, che noi credevamo fosse il pavimento, ma in realtà era una parete verticale. Per cui, in maniera assolutamente automatica, questa punta di 600 mm, quindi alta poco più di mezzo metro, è stata estesa ruotando su se stessa, come fa la punta di un trapano, in modo da asportare il materiale via via scavato. Ha esteso una piccola proboscide, un tubicino cavo, all'interno del quale il materiale cometario sarebbe rimasto intrappolato. Poi, ritraendola e facendo affidamento all'adesione superficiale del materiale stesso, questa piccola proboscide è stata scaricata all'interno di un portacampioni per l'analisi chimica del contenuto. Tutte le operazioni sono state fatte nella notte del 14 di novembre del 2014, con una, quindi alle 23:13 per la precisione. Si sono ricevuti i dati che ci avevano detto che a questa velocità estremamente lenta, 7 mm al minuto, quindi molto lentamente abbiamo cercato di scavare la cometa, un po' più velocemente, 13 mm al minuto, abbiamo ritirato all'interno della sonda il campione che pensavamo di aver raccolto e poi l'abbiamo iniziato ad analizzare. L'analisi che i risultati ha dato, una quantità di rumore, viene chiamato in gergo scientifico, quindi dei dati molto confusi,
che ci facevano capire che probabilmente eravamo appena arrivati a sfiorare questa parete a distanza del lander, senza essere riusciti effettivamente a scavarla, a penetrarla. Quello che però si era dimostrato era che dopo 10 anni di volo, con 6 watt di consumo, su una cometa a meno 160 gradi centigradi eravamo riusciti ad azionare delle tecnologie robotiche, quindi nessuno l'aveva mai fatto prima. Allora, forti di questo risultato, la missione Rosetta nel frattempo si è avviata alla sua conclusione. Qualche mese dopo ci ha mandato degli ultimi segnali, perché in realtà vedete, questa immagine ci fa vedere la situazione ideale in cui si sarebbe voluta trovare, cioè su un altopiano bene illuminata dal sole e quindi capace di generare autonomamente con i pannelli solari che la foderavano, tra l'altro anche questi realizzati a Nerviano, quindi realizzati in Italia, che avrebbero permesso di funzionare per diverse settimane. Invece immaginatevi questa sonda incastrata in un crepaccio, in parte in ombra, non aveva l'energia sufficiente. Solamente a giugno del 2015, quindi più di 7 mesi dopo, grazie al movimento della cometa attorno al Sole, a giugno la cometa si è trovata più vicina al Sole, nonostante parte dei pannelli fossero in ombra, l'intensità del Sole che arrivava su quelli non in ombra era sufficiente a farla funzionare. E quindi si è risvegliata per l'ultima volta, ha mandato, questa è la cosa emozionante che ha emozionato tutti noi che ci avevamo lavorato, ha mandato addirittura i dati tenuti in memoria da novembre, perché a novembre ci aveva detto ho estratto e ho ritratto, ma poi aveva raccolto un po' di altre informazioni che per mancanza di energia aveva solamente potuto immagazzinare, perché l'energia per poter azionare una radio è molta di più di quella che per azionare una memoria. A giugno abbiamo saputo tutto quello che era successo dopo il blackout e abbiamo scoperto che effettivamente aveva iniziato a raffreddarsi, le batterie erano scese sotto un livello di sicurezza per cui la sonda era andata in protezione e a quel punto era iniziata una invernazione naturale. È una vera favola questa di Rosetta, se la vedete, tra l'altro anche per i più piccoli di voi, per i vostri figli, ci sono dei cartoni animati favolosi dell'Agenzia Spaziale Europea che raccontano. E c'è un modellino, qui alla fine della conferenza, se passate al padiglione spazio, vedete un modellino di file e della cometa, e di tutta la cometa che ha questa forma molto caratteristica. Però siamo qui per parlare di Marte, perché Marte ha sempre affascinato la fantasia dell'uomo, ma in particolare dei milanesi. Alla fine del 1800, Giovanni Virginio Schiaparelli, che era il direttore dell'osservatorio di Brera, l'osservatorio di Brera è quello che si trova sopra l'Accademia di Brera, tuttora potete organizzare delle visite meravigliose nella cupola di osservazione che utilizzava Schiaparelli stesso e che ha una vista incomparabile sui tetti di Milano e sul Duomo di Milano. Con questo telescopio di poco più di 20 cm di diametro, che adesso è stato trasportato da Brera al Museo della Scienza e della Tecnica, quindi questo colossale telescopio lo potete vedere in fondo al corridoio leonardiano del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, aveva osservato delle strutture lunghe e regolari sulla superficie di Marte. Qui c'era da un lato una pazienza incredibile, perché con un telescopio di 20 cm, qui ci sono degli appassionati di astronomia e sanno che cosa vuol dire avere uno strumento di 20 cm di diametro e diversi metri di lunghezza focale effettivamente, ma con grande pazienza, notte dopo notte, era riuscito a costruire questa che viene chiamata una mappa areografica. Siccome il nome del dio Marte è Ares in greco, la mappa areografica era una mappa del planisfero marziano, quindi una mappa di Marte sviluppata in piano. Ed era riuscito a dare i nomi addirittura alle caratteristiche che riconosceva, chiamando alcune di queste più scure mari, alcune pianure e alcuni fiumi, o anzi canali. La cosa interessantissima è che la maggior parte delle caratteristiche della superficie di Marte ha mantenuto lo stesso nome. Quindi ancora adesso noi andremo ad esplorare una certa pianura arabica che non ha cambiato nome dalla fine dell'Ottocento, cioè i nomi che ha dato Schiaparelli sono rimasti quelli, perché effettivamente c'è una corrispondenza tra
le geometrie che Schiaparelli riusciva ad immaginare e quella che è la realtà della superficie del pianeta. Quale fu la grande confusione tra il nome che lui diede, canali, a queste strutture? Noi che abitiamo in pianura padana sappiamo che cosa sono i canali, sono dei corsi in cui scorre dell'acqua. Peccato che la traduzione canal in inglese significa letteralmente canale artificiale, e da lì nacque la mitologia dei marziani, perché qualcuno disse, traducendo canale in canal in inglese, che c'erano dei marziani che stavano scavando dei canali su Marte. Anzi, addirittura si immaginò che c'erano delle gigantesche lotte per la conquista dell'acqua, perché certe zone erano diventate aride e quindi dovevano essere rifornite di acqua, e solo scavando questi canali si poteva portare l'acqua necessaria. E da lì nacque la mitologia dei marziani, quindi il legame non solo tra il genere umano, ma tra la terra di Lombardia, tra Milano e Marte, è fortissimo. La prima mappa di Marte è stata fatta a Milano. La prima idea di marziani è nata per un errore di traduzione di una parola, canale, detta da un... non era milanese, perché Schiaparelli era un torinese, era nato a Cuneo, era nato in Piemonte. E questo bisogna dire ai nostri colleghi di Thalassemia Space, che costruiscono parte della sonda per andare su Marte, ce lo ricordano sempre, dicono attenzione, è vero che Schiaparelli era direttore dell'osservatorio di Milano, ma nato in Piemonte. Dobbiamo fare conoscenza con un'altra persona per capire come si fa ad arrivare su Marte. Questo è un professore tedesco, invece, probabilmente avreste capito anche solo guardando la foto. Questo è un professore che non avrei mai voluto avere. Il professor Walter Hohmann, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, aveva capito come si poteva passare. Lui aveva studiato un problema matematico: come si poteva passare da quest'orbita verde a quest'orbita rossa, utilizzando due manovre. Quindi il suo ragionamento era stato: immaginiamo di avere un'orbita attorno al Sole verde. Se io voglio andare dall'orbita verde all'orbita rossa, se riesco ad accendere un motore in questo punto e mi inserisco quindi sull'orbita gialla, e poi al momento giusto, cioè in questo punto, accendo nuovamente un motore, mi posso inserire sull'orbita rossa. Quindi, utilizzando due volte il motore per accelerare rispettivamente in questo punto e in quest'altro punto, io riesco a passare da un'orbita piccola, quella verde, a un'orbita grande, che è quella rossa. Allora, svegliamo che cosa sono l'orbita verde e l'orbita rossa, anche se forse l'avete immaginato. L'orbita verde è quella della Terra, l'orbita rossa è quella di Marte. Allora, è proprio grazie a un trasferimento interplanetario che si chiama trasferimento Hohmann, alla Hohmann, in onore di questo professore tedesco molto severo, che noi riusciamo a passare dall'orbita della Terra, cioè da un lancio fatto sulla Terra, perché qualunque oggetto noi lasciamo al di fuori della Terra si metterà in orbita attorno al Sole sulla stessa orbita della Terra. Quindi gli dobbiamo imprimere una velocità qui, che lo faccia andare su un'orbita ellittica, e poi lo dobbiamo ulteriormente accelerare quando siamo arrivati a Marte, perché se non facessimo nulla, lui continuerebbe un'orbita ellittica che lambisce l'orbita di Marte nel punto più lontano e ritorna alla distanza della Terra nel punto più vicino. Se invece noi vogliamo arrivare su Marte, dobbiamo fare un'ulteriore manovra. Due manovre, trasferimento alla Hohmann, appena arriviamo su Marte, qui inizia la parte più difficile, quella di riuscire a frenare in modo da arrivare con una velocità che non ci disintegri sulla superficie. Vedremo che questa non è una cosa assolutamente semplice. In più capite un'altra cosa, che io devo arrivare sull'orbita di Marte nel momento in cui Marte è lì. Perché se io arrivassi sull'orbita di Marte quando Marte è da un'altra parte, non ci posso fare niente. Lo inseguo, ma per le leggi della meccanica celeste io sarò sempre a distanza da lui, non riuscirò mai a raggiungerlo a meno di utilizzare un motore. Ecco perché le missioni verso Marte non si possono fare in qualunque momento. Bisogna lanciare dalla Terra in un momento tale per cui quando arriveremo a Marte, Marte sarà lì. Questa cosa succede una volta ogni 2 anni.
Ecco perché non è un caso che ci siano state delle missioni per Marte nel 2016, nessuna nel 2017, ce n'è stata una sola nel 2018, non ce n'è stata nessuna nel 2019 e ce ne saranno ben 5 nel 2020. E se perdiamo la finestra, chiamiamola così, del 2020, l'avete capito, dobbiamo aspettare il 2022. Non si scherza su queste cose, la finestra è molto stretta. Una volta che l'ho persa, Marte non sarà più al punto giusto, al momento giusto. Allora, oltretutto, altre considerazioni ci fanno scegliere in maniera ancora più precisa la finestra, perché alla fine dell'inverno marziano, come vediamo per esempio nel 2001 l'inverno marziano finiva a luglio, data della Terra, vedete la differenza tra il 10 giugno e il 31 luglio. In questo caso tutte le caratteristiche della superficie, i canali che vedeva Schiaparelli, le pianure, le montagne, i vulcani, sono completamente offuscati da una tempesta di fondere. Allora è chiaro che io voglio arrivare su Marte quando Marte è lì, ma poi voglio arrivare su Marte quando non ci sono tempeste. E questo mi vincola ulteriormente, mi riduce ancora di più la finestra di lancio possibile. E perché vogliamo andare su Marte? Vogliamo andare su Marte perché abbiamo visto che c'è l'acqua. Non solo c'è l'acqua, ma c'è anche un ciclo dell'acqua. Questa è una foto bellissima fatta nel 2005 dalla sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea. Sul fondo di questo cratere c'è un intero lago ghiacciato, ma ancora più affascinante, sull'orlo del cratere è come se ci fossero dei depositi di brina. Ancora più spaventoso è il risultato mostrato dalla sonda Phoenix della NASA nel 2008, che ci ha mostrato questo. Quello che vedete è una zampata della sonda fatta con una piccola ruspa. Una zampata della sonda ripresa in un certo giorno, il 20° giorno della missione Phoenix, e il 24° giorno, cioè 4 giorni dopo. Allora, se osservate, innanzitutto qua si vede della brina che si è depositata dopo che è stata scavata la zampata, e questo vuol dire che quindi l'acqua condensa e ghiaccia e probabilmente rievapora. Il fatto che rievapori lo si vede da questo ingrandimento in questa zona, la vedete ingrandita in questo tassello giallo. Ci sono 3 cristallini di ghiaccio che 4 giorni dopo sono evaporati. Allora, questo vuol dire che Marte è un pianeta vivo, c'è dell'acqua che condensa, ghiaccia, evapora e ricondensa. Ci sono dei laghi, ci sono dei fiumi su Marte. Allora, l'insieme di tutte queste cose, abbiamo dei fiumi, vediamo dei letti di fiumi, vediamo dell'acqua che condensa, dell'acqua che evapora. Tutto questo ci fa pensare che potrebbero esserci state delle forme di vita nel passato e probabilmente potrebbero esserci delle forme elementari di vita anche adesso. Allora, guardate queste due foto. Quella di sinistra è una foto fatta in un deserto terrestre, quella di destra è una foto di un deserto marziano. Guardate lì com'è impressionante la similitudine tra le due. Se non fosse per questa nebbiolina che c'è solamente sulla Terra, i due paesaggi sarebbero assolutamente indistinguibili uno dall'altro. Allora, la motivazione di tornare su Marte, che non sono i marziani di cui parlava Schiaparelli, è proprio quella di immaginare come potrebbe essere evoluta una forma di vita su Marte. Che andare su Marte sia difficile ce lo dice questo disegno. Senza andare a leggere i singoli nomi, ciascuna strisciolina è un tentativo di arrivo su Marte. In particolare le striscioline rosse sono quelle della prima dell'Unione Sovietica, poi della Russia, quelle blu sono quelle dell'Agenzia Spaziale Americana, quelle di altro colore sono altre nazioni. Ma dal colpo d'occhio, tutte quelle che si fermano prima di arrivare su Marte sono un fallimento. Sono delle missioni che si sono perse nello spazio, schiantate sulla superficie, non sono arrivate a destinazione. Sono circa la metà. Il motivo è quel trasferimento alla Oman. La frenata che io devo fare dopo che sono riuscito ad entrare in orbita marziana è qualcosa di delicatissimo. Allora,
circa una sonda su due che doveva raggiungere Marte non è arrivata a destinazione. Di quelle che poi dovevano arrivare sulla superficie, le contiamo sulla dita di una mano quante ce l'hanno fatta. E il più recente fallimento di questa famiglia è quello che possiamo, che abbiamo visto noi europei con la sonda Schiaparelli. Poi qualcuno ha storpiato in Schiantarelli, perché una sonda che aveva Schiaparelli, avete capito perché si chiamava così, era in onore di quell'astronomo di cui abbiamo visto la fotografia prima, quello che aveva scoperto i canali su Marte. Schiaparelli in realtà era parte di un progetto di più anni. Nel 2016 un primo orbiter, cioè un'astronave che si doveva inserire e si è inserita con successo in orbita marziana, un modulo di discesa e poi nel 2020 un rover, cioè un robottino semovente di cui daremo le caratteristiche tra poco, accompagnato da un altro robottino della NASA con un'altra missione che ci porterà fino al 2031. Che cosa è successo nel 2016? Siamo partiti a marzo, per arrivare a Marte ci vogliono dai 7 agli 8 mesi a seconda del punto dell'orbita in cui si parte. Siamo arrivati il 19 ottobre del 2016, l'orbiter, cioè il modulo orbitale, si è inserito correttamente in orbita marziana. Il lander è arrivato perfettamente fino ad un'altezza di 2 km, per un errore di interpretazione dei dati del calcolatore, a 2 km i motori di discesa si sono spenti, quindi immaginatevi cosa voglia dire cadere a peso morto, in una gravità che è tre quarti di quella terrestre, comunque una bella gravità, da 2 km di quota. Ha scavato un cratere di 30 metri di diametro, e i pezzettini bianchi che vedete sono quello che è rimasto di Schiaparelli. Ovviamente tutto questo ci ha fatto capire bene quali erano gli errori e che non dobbiamo ripetere nel 2020, okay? Però la cosa importante è che abbiamo attorno a Marte una sonda che farà da ripetitore per la missione del 2020. Nel 2020 scenderemo non solamente con una piattaforma fissa, la piattaforma di Schiaparelli avrebbe fatto misure con una batteria per poche ore. In questo caso invece abbiamo costruito, e quando dico abbiamo, di nuovo a 20 km da qui a Nerviano, Leonardo ha costruito dei pannelli solari che alimenteranno per circa 200 giorni un robottino che andrà a cercare dei punti in cui fare dei cartaggi. Allora, facciamo la conoscenza con questo robottino, perché questo, vi presento, è il rover Rosalind Franklin, le è stato dato un nome, è il nome di una scienziata, è il nome della scienziata che ha scoperto il DNA e, per un motivo che non stiamo qui ad approfondire, non ha avuto il riconoscimento del premio Nobel che invece Watson e Crick hanno avuto. Quindi, come forma di compensazione, questa grande scienziata che ha scoperto il DNA, tra l'altro sono molto contento che sul biglietto che avete distribuito oggi ci fosse la doppia elica del DNA, se qualcuno di voi super accorto avrà colto questo rebus nascosto, Rosalind Franklin esplorerà per diversi chilometri la superficie di Marte, portando con sé, lo vedete questo tubo nero, e è difficile immaginarci le dimensioni di questo, ma fra poco vi do degli elementi per capirlo. Perché mi sono messo con dei colleghi due giorni fa all'Agenzia Spaziale Europea e ho chiesto a tutti loro: ma quali sono le dimensioni di questo robottino? C'era un modellino in scala 1:1, allora per capirci, e lo vedrete da una fotografia, questa telecamera, che sono gli occhi stereoscopici, arrivano a questa altezza rispetto alla mia. E tutto quanto è come se fosse, ecco, lo vedremo poi in un'altra immagine, un APECAR. Quando questo tubo, che nella immagine precedente era orizzontale, si gira in verticale, questo è il tubo che contiene le aste della trivella, è pronto per scavare e cercare qualche cosa nel sottosuolo. Estendendo quattro aste come questa, poi avvicinandovi le potete vedere, potete rendervi conto, quattro aste come questa di mezzo metro di lunghezza ciascuna e inserendole una nell'altra, si riesce ad arrivare a 2 metri di profondità. E il motivo dei 2 metri di profondità lo capiamo fra un attimo. Quindi,
viaggiamo, cerchiamo un posto interessante. Interessante vuol dire un letto di un fiume, per esempio a Asciutto, o una zona dove delle informazioni riprese dall'altra sonda in orbita ci dice che c'è qualche cosa, per esempio un lago asciutto. Scaviamo a 2 metri di profondità e a quel punto iniziamo a cercare qualche cosa. Allora, questa è in scala, veramente in scala 1 a 1, dove si trova la testa, quindi quando io mi metto in piedi di fianco al rover, gli occhi sono a questa altezza. Quindi complessivamente immaginatevi, se voi foste un marziano, un'ape car che viaggia su Marte. Tante volte ho sentito parlare di metafore, sembra una panda, sembra un SUV, ma insomma, l'immagine più simile, tra l'altro quest'idea è arrivata da un ingegnere dell'Agenzia Spaziale Italiana che dice questa è un'ape car. Prova a proporre quest'idea, io gli ho promesso che l'avrei citato e quindi qui lo cito, l'ingegnere formale. Cercheremo di e vedete, se mi metto di fianco al modellino in scala 1 a 1, effettivamente gli occhi sono a 2 metri e 20 di altezza circa. Così come, per dare altri termini di riferimento, questa è una telecamera. Quindi la telecamera, questo è un olandese un po' più alto di me, un paio di metri di olandese, e questo è il robottino. Ok, quindi voi immaginate una pecar con la massima altezza a 2 metri che gira su Marte. All'interno di questa trivella ci sono, abbiamo detto, 3 aste di polunga e un'asta di scavo. Riusciamo a scavare campioni di roccia dura e, come dimostra quest'altro oggetto che vi ho portato, anche se dovessimo trovare del marmo, riusciremo a scavarlo con il tagliente della punta diamantata della trivella. Preleviamo dei campioni che hanno un diametro di 1 centimetro e sono lunghi circa 3 centimetri. Consumiamo ben di più di quello che consumava Rosetta, però in questo caso riusciamo a scavare addirittura in marmo. E lo riusciamo a scavare, per avere un termine di confronto, con la potenza di un mini pimer, quindi un piccolo frullatore da cucina, utilizzato con grande ingegno, ci permette ad una velocità relativamente bassa, perché noi quando incontriamo il marmo avanziamo di solamente 3 mm ogni minuto, quindi ad una velocità molto lenta scaviamo fino a 2 metri di profondità e soprattutto, come potete immaginare, siccome la potenza ci arriva dai pannelli solari, appena arriva la notte marziana, cioè dopo circa 12 ore, perché il giorno e la notte marziana hanno una durata simile a quella terrestre, dobbiamo smettere e aspettare che sorga nuovamente il sole per ricominciare l'operazione. Tutto questo in una massa solamente di 25 kg, quindi è in realtà un grande gioiello tecnologico, che in più contiene anche una piccolissima telecamera miniaturizzata, la parola esatta è uno spettrometro. Io qui vi ho portato, e questa poi la potrete apprezzare solamente avvicinandovi, vi ho portato un modello di quella che è la testa, la cosiddetta testa ottica di questa telecamera, e cioè il nome dello strumento è MAMIS, è un progetto interamente finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana. In una delle aste di polunga c'è una finestrella, anche questa poi vi avvicinate e la vedete, una finestrella di zaffiro. Abbiamo scelto lo zaffiro perché resiste all'abrasione, quindi anche quando dovessimo incontrare una roccia molto dura non saremo scalfiti da questa roccia dura. Da questa finestrella di zaffiro esce un raggio di luce generato da una lampadina che viene trasferito attraverso una fibra ottica di un sistema di specchi che lo proietta nel sottosuolo marziano. Questo raggio di luce viene riflesso, ripercorre all'incontrario un'altra fibra ottica e arriva in un analizzatore di spettro che ci dice qual è la composizione chimica di quello strato che stiamo osservando nella finestrella nel sottosuolo di Marte. Se il sottosuolo di Marte, laddove stiamo facendo l'osservazione, è interessante, procediamo con la seconda parte dell'attività, e cioè mettendo in funzione una specie di cucchiaino, raccogliamo alla profondità a cui siamo arrivati un campione, lo isoliamo in una speciale camera e lo riportiamo a bordo di Rosalind Franklin per fare le analisi chimiche.
quindi abbiamo un piccolo laboratorio chimico-fisico a bordo del rover. Allora voi capite che tutte queste cose sono qualcosa che non è mai stato fatto prima, perché nessuno è mai arrivato a 2 metri di profondità, ma soprattutto nessuno ha mai prelevato campioni a 2 metri di profondità, da 2 metri di profondità. La soddisfazione di questa nostra collega quando per la prima volta i 2 metri di trivella si sono srotolati, 2 metri vuol dire che tutti i 4 giunti si sono innestati l'uno nell'altro, le 4 fibre ottiche si sono innestate l'una nell'altra, perché ovviamente ogni segmento contiene un segmento di fibra ottica che deve essere perfettamente allineato con quella successiva, altrimenti la luce non passa. Allora, basta il suo sorriso per farvi capire la soddisfazione. Perché andiamo a 2 metri di profondità? E questo è il segreto della vita su Marte. Perché se noi rimanessimo in superficie ci sarebbero almeno 3 motivi che ci danneggerebbero come esseri viventi. Le radiazioni ultraviolette, gli ossidanti, diciamo l'ossigeno libero disponibile nell'atmosfera, e le radiazioni cosiddette ionizzanti, cioè le radiazioni vere e proprie, le radiazioni che certe volte chiamiamo nucleari. Allora, lo sappiamo tutti che per proteggerci dalla radiazione ultravioletta basta uno strato piccolissimo, la crema solare, no? La radiazione ultravioletta è la più facile da bloccare. Gli ossidanti basta mettersi sotto un po' di terra. Per bloccare le radiazioni nucleari dobbiamo metterci almeno ad 1,5 metri di profondità di roccia, è come se fosse uno schermo di radiazione. Allora, andando a 2 metri siamo sicuri di avere anche un buon margine rispetto a radiazioni ultraviolette, ossidanti e radiazioni ionizzanti. Questo in realtà, secondo alcuni scienziati americani, potrebbe non essere sufficiente, perché fatti dei modelli si capisce che la profondità certa della vita è almeno a 6 metri di profondità, e su questo abbiamo avuto anche personalmente dei grandi dibattiti con gli scienziati americani. In realtà, leggendo attentamente tutti gli studi che arrivano a questa conclusione dei 6 metri, si capisce che in certi punti degli affioramenti locali potrebbero portare addirittura a meno di 2 metri queste zone dove c'è la vita. In quel caso, allora, se gli affioramenti dovuti all'attività geologica di Marte fossero a meno di 1,5 metri, siamo sicuri che troveremo forme di vita, ex forme di vita, cioè qualcosa che è stato ucciso dalle radiazioni. Però lo troveremo sotto forma fossile, per esempio. Allora, qui si capisce la potenza di avere un veicolo semovente, perché il veicolo semovente mi permette di spostarmi in un punto in cui gli affioramenti sono più vicini alla superficie. Allora, andiamo a cercare dei punti interessanti, scaviamo, guardiamo illuminando, poi dopo lo possiamo fare anche per i più piccoli, proviamo con un telefonino ad illuminare questo piccolo telescopio, perché in questa parte ci sono addirittura sei specchi diversi che focalizzano la luce, e la vedremo magicamente uscire dalla punta di questa fibra ottica. Ok? Quindi se avete pazienza ancora 10 minuti riusciamo a fare questo piccolo esperimento. Che cosa c'entrano i bracci robotici a questo punto? Perché vi dicevo all'inizio, scaviamo, ma poi utilizzeremo anche dei bracci robotici. Abbiamo realizzato sempre a Leonardo, nello stabilimento di Nerviano, un braccio robotico che in tutto riesce ad arrivare a una distanza di 1,5 metri, con la capacità di sollevare campioni di 2,5 kg. Allora, in questo caso uno potrebbe pensare, voglio andare su Marte anche con un braccio robotico e prendere un sasso. Però abbiamo appena detto che un sasso sulla superficie è di pochissimo interesse. Io vorrei prelevare dei campioni in profondità. Allora devo studiare un sistema di collaborazione. Perché? Manderò una prima sonda nel 2020, che sarà quella americana, capace di sigillare dentro a dei tubi più o meno di queste dimensioni, a dei cilindri, cavi di queste dimensioni, campioni presi a diverse profondità. Li prenderà, li sigillerà in modo che poi non possano essere danneggiati negli anni successivi, e li metterà, come se fosse una caccia al tesoro, in certi punti noti della superficie di Marte.
Nel 2028 manderemo, il motivo del 2028 è che innanzitutto abbiamo capito dobbiamo andare in un anno pari, ma questo è il tempo che ci serve per prepararci a questa missione. Andremo con un braccio robotico su un altro robottino che prenderà, che cercherà e troverà sicuramente, perché sappiamo dove li abbiamo lasciati, questi 30 tubi, li preleverà e li inserirà in una specie di palla da bowling. A quel punto una terza e ultima astronave in orbita attorno a Marte sarà pronta a ricevere questa palla da bowling che verrà sparata in orbita, la acchiapperà e nel 2031 questi pezzi di rocce di Marte incapsulate nel 2021, 10 anni prima, ritorneranno sulla Terra. Fa impressione, fa impressione. Allora la battuta che fa qualcuno è: ciascun robottino è troppo piccolo per fare tutte queste cose. No, io dico è troppo complicato perché un solo robottino possa fare tutte queste cose. Capite in questo caso la potenza di poter riportare a Terra dei campioni di Marte? Che noi avremo a disposizione tutti i laboratori della Terra per studiarli. Non avremo più solamente il mini laboratorio automatizzato con pochi strumenti di Rosalind Franklin. A seconda di quello che capiremo da un pezzo di un frammento di Marte, manderemo il frammento adiacente ad un laboratorio specializzato per capire la struttura del DNA, piuttosto che la struttura geologica, piuttosto che la possibilità di capire la biochimica di quella parte di materiale. In realtà per andare su Marte servono molte altre cose, e qui le cito perché anche queste sono tecnologie italiane di cui essere orgogliosi. Non solamente i pannelli solari primari dell'astronave, sensori di stelle, telecamere che osservano la superficie, unità di alimentazione, quindi gli alimentatori primari del satellite, oltre alla trivella, oltre, in questa foto lo vedete, il fascio di luce che esce dalla finestrella di Zaffiro. E la Luna è questo pezzettino finale, dovete ringraziare Trump se lo aggiungiamo, l'ho dovuto aggiungere l'altro ieri perché con questa affermazione che la Luna è una parte di Marte, bisogna capire cosa c'entra la Luna in tutto questo. Allora, nel 2023 scenderà un'altra trivella che a questo punto è la terza generazione, la prima generazione Rosetta, la seconda generazione è ExoMars, la terza generazione è una trivella che scaverà al polo sud della Luna per cercare tracce di acqua. Ma questo non c'entra niente con Marte, l'acqua sulla Luna non c'entra niente con Marte. Allora, perché? Ma questo secondo me Trump non lo sa. Cosa c'entrano la Luna e Marte? La Luna e Marte c'entrano, e questo è un bellissimo disegno che ci dà una rappresentazione dei pozzi gravitazionali dei pianeti. Allora, ogni pianeta ha una massa, tanto più grande la massa, tanto di più incurva lo spazio attorno a lui. È come se fosse un'altra palla da bowling messa su un lenzuolo disteso. Mettiamo una palla da bowling, il lenzuolo si infossa di più, mettiamo una pallina da tennis, il lenzuolo si infossa di meno. Nell'ordine qui abbiamo Mercurio, Venere, la Terra, la Luna e Marte. Allora, noi sulla superficie della Terra siamo a pelo di quella linea blu, la riuscite a vedere anche là in fondo? Quindi qua. Quando riusciamo ad andare sulla Luna, riusciamo ad uscire dalla gravità terrestre, ad elevarci dalla gravità terrestre e a uscire in qualche modo dal pozzo di gravità terrestre e a finire nel campo di gravità della Luna. Vedete che arrivare sulla Luna è un quinto circa dello sforzo che ci serve poi per arrivare su Marte. Questo vuol dire che se noi riusciamo a costruire, cosa che è già stata programmata, un casello, un gateway viene chiamato, in orbita attorno alla Luna, un quinto dell'energia che ci serve per arrivare su Marte l'abbiamo già speso. E quindi da qui arrivare a Marte richiede uno sforzo in proporzione minore. Ecco perché la Luna è parte di Marte. Questa è l'unica spiegazione, ma non sono sicuro che Trump ne sia. Intanto, solo come fatto di condivisione, non so chi di voi è arrivato qui con una Toyota. Nessuno. Qualcuno con un Audi? Nessuno. Allora, sia la Toyota che l'Audi stanno pensando dei veicoli per muoversi sulla Luna. In realtà c'è un grande interesse attorno alla Luna, per ora pubblicitario, però forse anche di qualche altro tipo. E poi sulla Luna andrà questo
primo lancio senza astronauti nel 2020 e questo secondo lancio nel 2022 per cominciare a costruire quel casello lunare che dicevamo prima. Lo scopo comunque è quello di espandere la zona abitata dall'uomo. In questo momento gli uomini vivono a 450 km di altezza nella Stazione Spaziale Internazionale, che se ritorniamo a quel disegnino del pozzo di gravità è praticamente confondibile con quella superficie blu. La stazione spaziale non è uscita dal campo di gravità terrestre, anzi è fortemente influenzata dal campo di gravità terrestre. E poi non solo è andato verso destra, ma lo riconoscete immediatamente che chi domina la gravità di tutto il sistema solare è Giove. Una volta che voi siete riusciti ad arrivare su Giove, non ci scappate più. Da qui non si viene più via, perché bisogna riuscire a risalire le pareti di questo pozzo ripidissimo. Saturno è un po' meno profondo, gli anelli sono una zona un po' più benigna, Urano e Nettuno sono facilmente, è facile evadere dalla gravità di Urano e di Nettuno. Questo è l'ingrandimento che ci fa vedere la superficie terrestre, la stazione spaziale è questo puntino qui. Lo shuttle è più o meno alla stessa altezza. I satelliti GPS e Galileo sono a questa altezza. E una volta che invece siamo arrivati sulla Luna, siamo a un quinto dell'energia che ci serve per andare su Marte. Quindi è un trampolino che veramente ci proietta verso Marte. Ci proietteremo verso Marte nel 2022 con questa prima missione abitata dagli astronauti. E anche in questo caso è bellissimo pensare che il mezzo tecnologico per alimentare la navicella con gli astronauti nel 2022 attorno alla Luna, che cominceranno a costruire questo casello spaziale lunare, sono stati realizzati in Italia. Non solo i pannelli solari, ma anche tutto il sistema di alimentazione primaria. Anche questi Nerviano Leonardo. Quindi, quando sentirete parlare non solamente di ExoMars, ma anche di tutte queste missioni che preparano la via per andare sulla Luna, che è una parte di Marte, sappiate che c'è un contributo italiano fondamentale in queste attività. Io vi ringrazio e ci sono a disposizione per le domande. Quindi quello che avevamo detto, cioè che l'Italia è un'eccellenza, è una realtà. Cioè il fatto che noi siamo un'eccellenza nella ricerca della vita su un altro pianeta non è una cosa così veramente banale, e vi assicuro che all'estero sono veramente impressionati dal tipo di lavoro che fa l'ingegnere e i suoi collaboratori qua in Italia, perché questi non li fanno in tanti, li facciamo solo noi qua in Italia. Solo noi qua in Italia abbiamo la tecnologia e la capacità. Tanto per dirne una, il fallimento di file, tra virgolette, e anche quello dello Schiaparelli, non è stato per colpa degli italiani. Non vi dico la nazione, perché sembrerebbe che è la miglior nazione d'Europa, ma in realtà poi per colpa loro sia file che Schiaparelli si sono andati a finire come sono andati a finire, perché tutta la parte tecnologica italiana ha funzionato perfettamente, ed è per quello che adesso siamo stati, tra virgolette, incaricati a livello internazionale di fare questo nuovo progetto, e perché per l'affidamento che l'Italia dà nella costruzione di apparecchiature altamente tecnologiche. In realtà, a questo proposito, secondo me è importante rimarcare che nell'interno del consorzio che ha realizzato ExoMars, che ha realizzato Rosetta o File, non si percepisce questa idea di frontiere. Quindi, come avete capito, l'esplorazione del sistema solare e di Marte in particolare è un'iniziativa internazionale. Prevale lo spirito della collaborazione. Poi è vero, ci sono degli aneddoti, ci sono delle... Sì, no, certo, però il discorso che neanche a livello internazionale se ne parli di no, c'è anche di questa sicuramente è importante sapere e quindi essere orgogliosi del fatto che l'Italia ha un ruolo di primo piano in queste collaborazioni internazionali, e quindi quando la NASA ha bisogno di pannelli solari per mandare i primi astronauti nuovamente attorno alla Luna, li chiede a noi e si fida dei nostri pannelli solari. Quindi questa probabilmente è una dimostrazione di fiducia ancora di più che non la tecnologia per cercare la vita su Marte. Cercare la vita su Marte è più affascinante,
però l'affidabilità della tecnologia è quando io affido la vita dei miei astronauti, degli ingegneri, degli dipendenti, certo. Questo se lo fai tu, no? certo. Ok, se avete qualche domanda, l'ingegnere è ben contento di... La caduta di questi meravigliosi pannelli solari che gli americani ci chiedono, avviene anche per i pannelli solari per produrre energia elettrica o dobbiamo sempre prenderli dalla Cina, come stiamo facendo adesso? Allora, i nostri pannelli solari sono estremamente più efficienti di quelli dei tetti solari, no? E quindi è una tecnologia che in questo momento è troppo cara per poter essere impiegata a terra. Il motivo per cui li compriamo in Cina è che costano molto meno quelli per le applicazioni civili. Quindi in questo momento noi abbiamo un'eccellenza assoluta nei pannelli solari per lo spazio. Mi connetto però a quello che diceva prima Roberto a proposito dell'attività che seguo sul grafene. Sempre in Italia, con l'Università Tor Vergata, stiamo studiando il modo di realizzare, utilizzando il grafene come materiale trasparente di protezione di celle solari alla perovskite, che è una tecnologia diversa da quella del silicio che si utilizza sui tetti solari, e quindi riuscire ad abbattere drasticamente il costo anche di quelli civili. Quindi è chiaro che non sarà possibile nell'immediato utilizzare i nostri pannelli solari marziani per il tetto di casa sua. Però le competenze tecnologiche sono le stesse e sono messe in condivisione per usare nuovi materiali, come per esempio il grafene, per realizzare pannelli più economici di quelli cinesi. A livello commerciale. A livello commerciale. Per capire, un kilowatt o un watt, quanta superficie ci vuole con i vostri... Allora, noi abbiamo un'efficienza del pannello solare che è circa del 30%. Quindi realizziamo un watt con celle solari in 4x3 centimetri. Cioè, è più del doppio di quello che si fa con i pannelli solari. Questo ovviamente è necessario perché altrimenti non avremmo razzi abbastanza grandi per portare in orbita i nostri pannelli solari. Quindi noi abbiamo un'esigenza di miniaturizzazione. Oggi si può avere 15 metri. Noi un kilowatt lo facciamo in 30% per 12 15 e poi nello spazio picchia di più, quindi qualche altra domanda? In maniera molto libera, chi si vuole avvicinare per vedere gli oggetti mentre gli altri fanno le domande lo possono fare, se volete vederli da vicino. Allora, io vi ringrazio, vi ricordo. C'è una domanda lì. No, domanda simile a quella di Antimonti. L'accumulo, cioè le batterie, sì? Parlava di Audi piuttosto che Toyota, sono particolari anche quelle, sono avanti rispetto a... Allora, in questo momento lo stato dell'arte delle batterie che usiamo sono gli ioni litio, quindi effettivamente è una tecnologia molto simile a quella terrestre. Anche in questo caso la tecnologia del grafene aiuta per migliorare la densità per unità di massa della batteria. Io sono tra quelli che ho mandato il nome, perché sul rover... Dove? Su Rover in Frank? Ho fatto biglietti. Ah, benissimo. Forse non lo sanno tutti. Ma è ancora possibile? Sì, sì, fino credo a fine mese. Però su quello americano o su quello europeo? Quello americano. Su quello americano. Allora, su quello americano che avvierà questa caccia al tesoro, quindi quello che raccoglie i campioni e li incapsula dentro nei tubi, è possibile mandare il nome registrandosi sul sito della NASA e si riceve in cambio una specie di carta d'imbarco. Quindi il vostro nome viene inciso su un chip che poi viene mandato su un altro. Ce l'avete? Ok.